al dirigente così come l'abbiamo modificato in commissione. Concludono recentemente. Permettetemi di dire una cosa. Il testo è stato modificato, ci sono alcuni aspetti migliorativi, ma ha bisogno di una profonda revisione, revisione, perché è diventato elefantiaco, c'è dentro un po' di tutto. Deve concludere, non è centenario. Concludo dicendo che... Fulminea deve concludere. La scuola è un bene di tutti, la formazione è ciò che è di più prezioso per il paese e per le famiglie, e quindi l'educazione e l'istruzione sono il vero patrimonio che noi lasciamo ai nostri figli. Per cui credo che tutti quanti dobbiamo guardare, politici e sindacati, a questo. Grazie. Scritto a parlare l'onorevole Malpezzi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buongiorno signora Ministra. In questa mattina abbiamo sentito tante parole ricorrenti, una tra tutte quella dell'autonomia. Noi finalmente con questo DDL riusciamo a realizzare qualcosa che era un sogno dei governi di centrosinistra, l'autonomia scolastica, perché per fare autonomia non bastano le norme. Le norme le abbiamo viste, ci sono di già, ci vogliono le risorse. Ci vogliono risorse materiali, noi le mettiamo, e ci vogliono risorse umane e noi mettiamo anche quelle. Le mettiamo perché all'interno di questo DDL, in quello che è stato forse uno degli articoli più controversi e discussi, l'articolo 8, che adesso si è trasformato con tutte le modifiche in articolo 10, noi abbiamo presentato e emendato il cosiddetto piano assunzionale, perché per dare gambe all'autonomia ci vogliono risorse, ci vogliono risorse umane. Bisogna trasformare la scuola in qualcosa di stabile, bisogna garantire ai nostri ragazzi la continuità didattica, e questo processo lo si attua solo attraverso le assunzioni. Ora, assumere chi? In Italia noi ci troviamo con tre tipologie di cosiddette graduatorie, tre fasce. Le cosiddette graduatorie ad esaurimento, la seconda fascia, la terza fascia. Ogni fascia è diversa, non per bravura, preparazione degli insegnanti, ma per titolo che questi insegnanti hanno. In Italia si entra di ruolo nella pubblica amministrazione, lo dice un articolo della Costituzione, l'articolo 97, che recita gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, si entra mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge. Ecco, noi queste persone ce le abbiamo lì. Le abbiamo nelle graduatorie ad esaurimento, non li abbiamo scelti. Ci sono, hanno superato un concorso o ci sono stati casi previsti dalla legge che hanno consentito a queste persone di entrare in queste graduatorie. Non abbiamo fatto una scelta. Perché dico questo? Perché nella grandissima campagna di ascolto che è partita dal mese di settembre, oltre al lavoro fatto dal Ministero, c'è stato tutto un lavoro del Partito Democratico di ascolto sui territori e di incontro proprio dei precari di quella seconda fascia e della terza fascia che non erano previsti e non sono previsti in maniera così diretta nel piano assunzionale. E con queste persone si è creato un rapporto, abbiamo tenuto i contatti, sappiamo quali sono le loro necessità e sappiamo anche che per anni loro hanno sostenuto la scuola e l'hanno sostenuta perché i governi che si sono succeduti hanno distrutto quel piano che avevamo fatto partire nel 2006, quando avevamo detto graduatorie ad esaurimento che devono essere chiuse e poi si va avanti solo ed esclusivamente con i concorsi. Concorsi che non sono stati fatti e che hanno creato questa continua stratificazione. C'erano certo i corsi abilitanti, il cosiddetto TFA, il tirocinio formativo attivo qualificante. Le persone che lo hanno fatto hanno superato degli esami, ma ahimè, lo diceva il bando stesso, non attribuivano titolo concorsuale, e questo lo dobbiamo dire chiaramente, perché la norma non è norma solo quando ci serve, è norma sempre. E chi ha affrontato i TFA superando delle prove assolutamente selettive, indubbiamente selettive, non aveva però un titolo di valore concorsuale. Il Partito Democratico aveva cercato anche di intervenire nella scorsa legislatura a sostegno di altri docenti, di quelli che, sempre per mancanza dello Stato, avevano prestato il loro servizio per anni senza poter fare i concorsi.
Avevamo dato loro la possibilità di fare i percorsi abilitanti speciali, perché anche l'anzianità di servizio è un valore, non l'unico rispetto alla qualità, ma è un valore. L'esperienza si fa anche attraverso la pratica e noi abbiamo insegnanti validissimi che hanno superato i percorsi speciali, i cosiddetti PAS. Ora noi abbiamo gli insegnanti abilitati che magari, non esprimo un giudizio, ma dico un magari, sono migliori di quelli che ci sono in GAE o viceversa, ripeto, non è questa la questione, ma i titoli che hanno sono diversi e noi non potevamo fare altrimenti. Il DDL lo dice chiaramente, si assume quelli che noi possiamo assumere e sono quelli che si trovano nelle graduatorie ad esaurimento. Per gli altri viene previsto il concorso, riconoscendo a loro i titoli, riconoscendo quello, il percorso che hanno fatto e dicendo una volta per tutte che i concorsi verranno fatti solo per abilitati, quindi l'abilitazione è il primo step che consentirà poi tutto quel percorso che permetterà finalmente l'immissione in ruolo. E lo ricordo, non ricordiamo solo i più di 100.000 che noi andremo a assumere con questo DDL dal primo settembre, quindi con l'inizio del prossimo anno scolastico, ma andiamo anche a ribadire che ce ne sono altri 60.000 che verranno assunti attraverso concorso nei prossimi anni. Non è poco, non stiamo scherzando con i numeri che avevamo all'interno del primo testo della buona scuola, di quelle graduatorie, non consideravano ancora le sovrapposizioni tra le diverse classi di concorso. Quando abbiamo avuto la possibilità di guardare attentamente e nei dettagli, quelli sono i numeri che sono emersi. E sono emersi dei numeri che ci dicono che la scuola, di cui la scuola ha bisogno, e non sono emersi semplicemente per la sentenza della Corte europea, perché le sentenze, oltre che accolte, vanno lette. E la sentenza penalizza l'Italia per aver reiterato dei contratti su posti vacanti e disponibili. Significa non più di 4.000 docenti in tutta Italia, vacanti e disponibili. Noi ne assumiamo 100.000, non stiamo correndo incontro alla sentenza, stiamo facendo un gesto che ci consentirà finalmente di trasformare quelle che per noi sulla carta erano questioni fondamentali come l'autonomia dal prossimo settembre in una realtà. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Paglia, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, ma io vorrei iniziare questo mio intervento ringraziando tutti gli insegnanti che ho avuto nella mia vita, le maestre, le professoresse, i professori. Ne ho avuti tanti, come credo tutti noi, in quei 13 anni che ho passato nelle aule scolastiche. Alcuni erano molto competenti, poi ce n'erano altri che erano molto bravi ad insegnare, altri molto bravi ad ascoltare. C'era anche quello, forse è capitato anche ad altri, disposto a prendere la macchina alle 2 di notte per andare in aiuto di un messaggio di soccorso che gli arrivava ad un suo alunno. Quindi io non saprei fare, diciamo, una gerarchia di merito fra gli insegnanti che ho avuto. Quello che so è che ho imparato molto da tutti, anche da quelli che in fin dei conti non mi hanno insegnato nulla.